Buonasera. Sì, no, si usa, buonasera. Scusate, vengo da Bari. Io avevo ragione, Giorgio. Cioè, l'ha detto adesso che non volevo venire, e aveva ragione, io lo confermo, io non volevo venire a Bari, per il linguaggio, diciamo, ecco perché, no, devo spiegare, perché ripeto ogni volta, qui venendo, essendo arrivato in Italia, da Bari giustamente, perché ripeto, questa è una cosa che stavamo discutendo prima col signor Zelig, che per quanto riguarda il fatto che il problema era, aspetta, com'è che ha detto? Cioè l'Italia è riuscita ad entrare in Europa e Bari non riesce ad entrare in Italia. Per il linguaggio più che altro, non si sa, ma di solito qualcuno ce l'ha sempre la cosa. No, ecco, e quindi volevo anticipare questa. Cioè non è che si può dire. No, il fatto non lo posso dire così, perché detto così non ho molto tempo per spiegarvi, perché a voi bisogna spiegare le cose. Anzi, già sai che sto qua a perdere un sacco di tempo. No, è vero che il tempo lo sto perdendo, che dovevo dire un'altra cosa prima. E quindi, per farvi esempio, io per non offendere nessuno, sono costretto a prendere mia madre come rappresentante del Sud, diciamo, scusate il termine. Per quanto riguarda, diciamo, la. No. Che può sembrare così, però sono degli esempi da prendere, perché sono esempi di vita, diciamo, non perché mia madre, diciamo, ma. Ma lo che ho detto. Faccio un esempio, tanto per farvi capire lo spirito che noi abbiamo meridionale, tipo, ecco, per esempio, la differenza che c'è fra l'Italia e Bari, che venendo qui, ecco, è successo durante un viaggio, per esempio, che siamo partiti da Bari, mio padre doveva andare a Pistoia, e con la Sim Camille, mio padre aveva la Sim Camille, ecco, che non sa dare Sim Camille, no? E andiamo a Pistoia per fare ciò che doveva fare, per dire di come ci esprimiamo, di come abbiamo le pretese di esprimerci come se fosse, no, per dire un episodio, dice. E niente, come una cosa e l'altra, insomma, andammo a Pistoia, mio padre fece ciò che doveva fare, poi tornammo, no, sempre con l'autostrada, e al ritorno, perché là, non so se voi siete mai stati dalle parti di Pistoia, là stanno un sacco di gallerie, sempre sull'autostrada, gallerie, che poi gallerie, si chiamano gallerie per fare prima, per specificare quel che stanno dalle gallerie che sono lunghe, 1 metro, no? La Sim Camille è 1,20. E mio padre attraverso questa galleria, senza legge, perché là stanno i cartelli, accendere le luci, diciamo. Mio padre si scordò, diciamo, di accendere le luci. E passammo la galleria, proprio appena passata la galleria, la polizia ci fermò. Questo è un fatto, no, un fatto vero, non è che tanto per venire a Zelga a forza a fuoco. Sono fatti di vita. E ci fermò la polizia. Mio padre, che è un tipo particolare, che poi vi spiego, disse, non vi preoccupate, è tutto a posto. Uscì dalla macchina e andò da qui, mio padre cominciò a parlare, perché mio padre quando attacca a parlare è peggio di un giclone, veramente una cosa che poi c'è, no, non è per fare una critica, non è neanche un difetto, è una caratteristica, diciamo, di mio padre, che parla, infatti ai poliziotti non gli ho detto manco un tempo di dire buongiorno, niente. Comincia a parlare lui, aspetta, 20 minuti prima di parlare, come parlava, la caratteristica di mio padre, che parla, e mentre parla, dice a chi lo ascolta, scusa se ti interrompo, e parla sempre lui, no, è vero, parlare, quando attacca bottone, mo. E niente, cominciamo a parlare. Mia madre da dentro la macchina, perché rimaneva nella macchina, mia madre faceva, vai a sentire quel, cioè, sono 20 minuti, sono passati 20 minuti, fai presto, vai a sentire, che stanno dicendo? Dico, no, aspetta, insomma, mi convinto, esco dalla macchina, raggiungo mio padre, mio padre appena mi vede, stai zitto che sto parlando. Mi avvicino per dire, in barese, vuol dire, fai su, cioè, noi gesticoliamo, cioè, così parliamo. Allora io neanche mi date il tempo di dire me, niente, stiamo 20 minuti a parlare con, cioè,
La preoccupazione mia, no, veramente, con tutto il cuore, fu che ancora per caso usciva mia madre dentro la macchina. Ancora per caso, perché mi ha spiegato ancora. La mia paura era che mia madre uscisse, congiuntivo, dalla macchina, dicevo, no, ancora non c'è. È uscita la macchina perché mia madre già a Bari, quando parla, butta i percochi, diciamo, sarebbero i percochi sarebbero le pesche maschie, ma, cioè le pesche, poi sono i percochi che sarebbero. Però, no, è vero. Cioè, ho ragione, che voi battete le mani ai percochi. A Bari sì, stanno i percochi. Mentre a Bari percoco non vuol dire il maschio della pesca, vuol dire gli errori. Quello sta buttando gli errori, non si dice, è cacofonico, allora si dice, quello sta buttando i percochi. Beh, la mia preoccupazione è che mia madre buttasse i percochi, che facesse gli errori nell'esprimersi, no? Allora la mia preoccupazione era che mia madre uscisse dalla macchina. Così fu. Mentre mio padre stava continuando a parlare, il poliziotto non disse una parola, mio padre parlava, perché quelli volevano 30 miliardi di contravenzioni. A un certo punto sento il rumore dello sportello della macchina, della Sim Camille, che si apre, mi smando, mia madre sta uscendo. Mi giro e vedo mia madre che esce, appoggia il braccio sopra la capo della macchina, e a un certo punto esordisce con un fatto che stava a parlare da 3 giorni prima, dicendo proprio così, perché questa è la maniera, proprio l'educazione che abbiamo. Esordisce così, vide che mio padre non si sbrigava con i poliziotti. Lei pensò di andarle in aiuto, dicendo, tenendo conto che mia madre c'ha un fratello vigile urbano a Bari. Infatti, appena uscì, esordisce con. Anche perché io sono la sorella di Baracane. Poliziotto, che non era mai stato, con tutti che era di Pistoia, rispose con me, che sarebbe la traduzione ciucano, per dire, vai, comunque l'importante è che poi praticamente ci dissero, voi in Italia non verrete mai più. Ecco perché io non volevo venire qua, non volevo venire, me ne vado.